Oggi vi parlo di una casa d'animazione di cui non vi ho ancora parlato. Benvenuti all'ultimo appuntamento con Cartoon Joe per il mese di novembre. Come state? Spero tutto bene. Come dicevo nell'intro, oggi parliamo di una casa d'animazione di cui non ho ancora parlato, ovvero la Warner Bros. Sono andata a vedere un po' l'elenco dei film d'animazione prodotti da questa casa e a parte i film dei Looney Tunes, tra la moltitudine di film prodotti, ne ho visti veramente pochi, per la precisione 5. Sono proprio una frana, ma non temete, così come ho fatto per la DreamWorks, probabilmente andrò a farmi una bella maratona di tutti i film Warner Bros. E se vi aggrada l'idea, potrò fare una classifica appunto come ho fatto per le altre case d'animazione finora. Per il momento però vi voglio parlare appunto dei 5 film d'animazione Warner Bros. Che ho visto e amato nell'infanzia e anche ad oggi. Partendo dal primo del 1994, ovvero Tambelina Pollicina o Pollicina Tambelina, non mi ricordo qual è l'ordine dei due nomi, ovvero la trasposizione cinematografica a film d'animazione della famosa fiaba di Pollicina, che non è Pollicina e non sono parenti, sappiatelo, come sempre, c'è sempre un po' di confusione tra Pollicina e Pollicina. Pollicina è la storia di questa piccola ragazza, piccola in senso letterale, perché appunto alta come un pollice, figlia legittima, adottata, non si sa bene, è un po' una metafora, insomma, la storia di Pollicina, da una signora che non può avere figli, che fa una specie di patto con una fata, una strega, non mi ricordo, che le regala un piccolo bocciolo che, se curato con molta cura, appunto, tutti i giorni, farà poi nascere appunto questa ragazzina che nasce già direttamente come rimarrà per tutta la vita. Pollicina è una donnina dolcissima, dai sani principi, onesta, insomma, è perfetta, è la classica principessa. E conosce il principe delle fate, Cornelius. Ovviamente scatta l'insta love tra i due e subito lui le chiede di sposarlo, promettendole di andarla a prendere il giorno dopo. Peccato che durante la notte un rospo rapisca Pollicina, perché il figlio di questo rospo, che è un rospo femmina, quindi una rospa, vuole sposarla assolutamente e portarsela in tournée per tutto il paese. Da qui poi Pollicina vivrà una serie di disavventure, insomma, dal momento in cui lei è la ragazza positiva che tutti conosciamo, mentre intanto Cornelius la cerca per ogni dove perché, insomma, deve sposarsi, non può mica perdersela in giro, che poi arriva l'inverno e congelano tutti, insomma, è un po' un casino, insomma, Pollicina ha una vita breve ma intensa, come si suol dire. Cosa ne penso di questo cartone? Prima di tutto io ho scoperto, facendo l'elenco per questo video, che Pollicina in realtà è un film Warner Bros. Perché io ero convintissima che fosse della 20th Century Fox, dato che è stato ideato da Don Bluth, così come Anastasia, che è un po' un caposaldo della Fox. Quindi ero convintissima che anche Pollicina facesse parte di questa casa d'animazione, e invece no, è della Warner Bros. Ma comunque, a parte questo dettaglio tecnico, in generale Pollicina mi è sempre piaciuto molto. Da piccola, sinceramente, alcune scene mi sembravano un po' cringine e anche adesso, però in generale è un cartone fatto molto bene, le canzoni me le ricordo e questo è già un lato che, se mi conoscete, sapete essere molto positivo per l'opinione che ho di questo cartone. Protagonista, vabbè, diciamo abbastanza insulsa, sono gli altri personaggi che rendono interessante questo cartone. In generale una bellissima fiaba al pari delle fiabe trasposte con la Disney. E quindi super consigliato per i bambini, anche se adesso, ad ora, è decisamente di nicchia perché sono passati qualcosa come 26 anni dall'uscita di Pollicina, quindi io capisco che i bambini di oggi magari non la conoscano, però guardatelo. Un altro film memorabile, vecchiardo quasi quanto il precedente perché è uscito nel 1998, è La spada magica alla ricerca di Camelot, che è una rivisitazione del mito di Excalibur in pratica. Una vera e propria rivisitazione, perché andando a vedere i film dal ciclo delle leggende legate a Re Artù, Lancillotto, Ginevra e via dicendo, sicuramente adesso andiamo fuori tema. Questa storia è molto originale, secondo me, prima di tutto, perché la protagonista non è un cavaliere maschio, ma è una ragazza cavaliere, o perlomeno un'aspirante cavalleressa, cavaliera, non so com'è che si dice al femminile. Fatto sta che Kaylee perde il padre, che era uno dei cavalieri della Tavola Rotonda.
lo perde in seguito a un incidente terribile di cui non si conosce la causa e per tutta la vita aspira a diventare la sua degna erede. L'occasione capita quando Ruben, anch'esso un ex cavaliere della Tavola Rotonda, irrompe nel paese dove vive ancora la vedova appunto di Sir Lyon, che è il padre di Kaylee, rapendola e utilizzandola come chiave per entrare a Camelot e quindi fa compiere un attentato nei confronti di Re Artù. L'unica speranza per Camelot è appunto Kaylee. Riesce a fuggire da Sir Ruben e tutti i suoi seguaci nella foresta incantata. In questa foresta incantata incontra Garrett, che è un ragazzo rimasto cieco. Conosceremo altri personaggi simpaticissimi e seguiremo questa magica avventura che li porterà non solo a ritrovare la spada Excalibur perduta, ma anche a salvare l'intera Camelot. Molto bello. Questo cartone ha delle canzoni bellissime, ma proprio bellissime, un giorno ve ne parlerò di sicuro, perché sono proprio belle, voci molto belle, i personaggi sono molto belli, a partire da Kaylee, che ci appare all'inizio come la classica ragazzina viziata, capricciosa e via dicendo, ma ha un'evoluzione fortissima all'interno di questo film e soprattutto si rivaluta moltissimo il ruolo femminile, c'è un valore femminista molto profondo all'interno di questo film e quindi sicuramente io l'ho apprezzato molto, ma anche tutte le bambine e ragazzine potrebbero leggerne un messaggio vitale per loro in questo film, da vedere assolutamente, soprattutto se amate il genere medievale, insomma, cavalieri, fantasy e via dicendo, da vedere. Guardatevelo. L'anno successivo, nel 1999, esce un altro film memorabile e da qui vediamo per quale motivo ho deciso di fare questo video, perché se non fossero stati memorabili probabilmente non l'avrei fatto. Il film in questione è Il Gigante di Ferro. Qua entriamo in un periodo storico completamente diverso dai precedenti, perché non andiamo più a vedere il Medioevo, l'ambiente favolistico, ma siamo nell'epoca della Guerra Fredda, in America per la precisione, periodo nel quale ogni cosa risulta sospetta in quanto un attacco terroristico da parte della Russia, che è il diretto antagonista appunto dell'America in quel periodo. Nel paesino dove abita Hogarth, un bambino di 10 anni, un po' strano, che ha delle passioni un po' strane, diciamo che è un nerd degli anni 60, ecco per intenderci, atterra uno strano oggetto dal cielo e chi lo ritrova proprio Hogarth, che durante una delle sue battute di caccia, perché lui è sempre alla ricerca di alieni, cose paranormali, guarda un po', si ritrova di fronte a un gigante di ferro, appunto. Gigante di ferro che però si rivela essere un po' svampito, nel senso che ha una capacità di apprendimento molto veloce, ma allo stesso tempo è come se fosse un bambino piccolo, quindi non sa cosa deve mettere in bocca e cosa no, sa solo che ha una gran fame, segue solo i suoi istinti primordiali e Hogarth gli farà un po' da genitore, oltre a salvaguardare la sua vita, difendendolo e coprendolo ogni volta che si tratta di qualcosa che viene scoperto, anche perché ci si mette anche l'FBI praticamente, inviando un agente apposta per verificare che non ci siano degli attacchi terroristici da parte della Russia e che non ci siano alieni, perché comunque c'era anche un po' questa competizione, se non mi ricordo male, per quanto riguardava le spedizioni lunari e gli alieni e via dicendo. Una storia molto bella, dal sapore appunto anni 50-60, che mi è piaciuta molto e che vi farà scendere la lacrimuccia, soprattutto sul finale. Valori bellissimi, soprattutto c'è un grande valore del diverso in questo cartone, per quanto abbia un sapore un po' fantascientifico, però mi ha ricordato molto come valori in sé E.T., che è uno dei miei film preferiti di Spielberg. Abbiamo questo gigante di ferro che non sa da dove arriva, non sa qual è il suo scopo, non sa perché lì, e cambia grazie all'umanità che impara vedendo gli esseri umani, umanità che non è però propria di tutti, perché ovviamente gli antagonisti non sono umani in quanto a valori. E lui da robot risulta essere più umano di molti esseri umani, quindi aggiunge valore morale alla società, aggiunge valore morale all'individuo in sé,
molto bello, se non l'avete visto guardatelo. Nel 2001 esce un film con tecnica mista che ho visto poco, però me lo ricordo perché mi è sempre piaciuto molto il personaggio protagonista, e parliamo di Osmosis Jones. Anche qui cambiamo completamente la location, quindi abbiamo visto il paese favolistico, abbiamo visto il medioevo, abbiamo visto gli anni 60, adesso andiamo dentro il corpo umano. Siamo avanti anche voi esplorando il corpo umano, questo è il film che fa per voi, perché vede in una maniera un pochino più sottile, un po' più frizzantina, un po' più ironica, l'interno del corpo umano, che è gestito esattamente come in Esplorando il corpo umano, ma in maniera un pochino più curata, ecco, e un po' più moderna, perché c'è una vera e propria metropoli all'interno del corpo umano. In questa metropoli c'è uno dei poliziotti, che è appunto Osmosis Jones, che però è una frana, rischia licenziamento ogni 2 per 3, ma sarà la chiave per combattere un terribile, terribile virus che sta devastando l'umano nel quale vive Osmosis Jones, quindi salverà la città e salverà addirittura un'epidemia. Diciamo che parlare di epidemie in questo periodo, di epidemie, pandemie, virus e via dicendo, non è che sia molto il caso, però questo film diciamo che prende seriamente, ma anche con una vena un po' più leggera, l'argomento dei contagi, l'argomento medico, cosa non bisogna fare per evitare di prendersi dei virus e via dicendo. In più c'è tutta questa storia, vista però in maniera filmografica, del protagonista che è un padre di famiglia, però un po' eccentrico, che non viene sempre capito dalla figlia, ma che la figlia capisce benissimo e se ne vergogna molte volte. Vediamo questo rapporto tra i due che si interseca effettivamente con l'interno del nostro protagonista umano, quindi con la parte cartunesca che è appunto l'interno del corpo umano. L'ho trovato molto divertente e anche molto istruttivo a livello scientifico, quindi secondo me molto carino da vedere anche questo. L'ultimo cartone della Warner Bros. Che ho visto, dopodiché il nostro elenco brevissimo si è concluso, ma mi piace che sia l'ultimo in questo elenco perché ci avviamo verso il periodo natalizio e questo è assolutamente un film che non vi potete perdere in questo periodo freddino, ma fatto di luci, caminetti, dolcetti e via dicendo, è Polar Express, uscito nel 2004. Questo film a livello politico aveva creato molto scalpore perché pare che i tre bambini protagonisti fossero in realtà una specie di caricatura dei politici più in auge, diciamo, all'epoca, quindi oramai parliamo di 20 anni fa. Chi vuole essere un po' più malizioso vedrà questa fiaba natalizia in maniera assolutamente politica e satirica soprattutto, ma chi vuole invece vederla con una vena di spirito natalizio scoprirà che è una storia davvero bellissima. Abbiamo questo bambino, alla vigilia di Natale si ritrova nel suo lettino, questo bambino è già grandino, è scoperto suo malgrado che Babbo Natale non esiste e fa di tutto perché anche la sorellina piccola non ci creda più. A lui fa arrabbiare tantissimo il fatto che la sorellina possa credere ancora e lui non sia più in grado di credere. In suo soccorso arriva il Polar Express, guidato da un eccentrico capotreno, che però sembra essere onnisciente, che lo fa salire grazie a un biglietto speciale e lo porta effettivamente a conoscere Babbo Natale. Ma il nostro protagonista fino alla fine non riuscirà a credere, ma ritroverà la capacità di credere, ma soprattutto capirà il motivo per il quale è importante farlo. Si ritroverà insieme a un sacco di altri bambini nella sua stessa situazione, quindi il Polar Express è il treno della salvezza per tutti i bambini che hanno smesso di credere. Il senso del credere non è legato specificatamente al personaggio di Babbo Natale o al Natale in sé, ma se uno va ad analizzare in maniera più sottile, è il senso di credere in maniera molto più estesa. Quindi credere in qualcosa che noi non possiamo concretamente toccare con mano, ma che esiste e che ci fa stare bene. Un bellissimo cartone natalizio, ma in generale bello da vedere anche in altri periodi, magari non guardatelo a Ferragosto, però in generale molto bello da vedere durante l'anno, quando si ha bisogno di un messaggio positivo per tirare avanti, quando si ha perso un po' la fiducia nel mondo e si vuole ritrovarla per stare bene. Questi erano i 5 cartoni della Warner Bros. Che ho visto, ma appunto ne mancano veramente tantissimi. Fatemi sapere qua sotto quali devo assolutamente recuperare per primi e prima o poi sicuramente ci sarà un secondo episodio di Cartoon Joe dedicato a questa casa d'animazione. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare e contattarmi ovviamente.
astenermi. Invece, qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questi 5 cartoni, in generale questo link, questa casa d'animazione, possono interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma sia valido e ben fatto, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanellina proprio lì di fianco per non perdervi nemmeno un video. Un bacione e ci vediamo alla prossima!